Ciao a tutti ragazzi, bentornati! Allora, oggi sono felicissima perché con questo video festeggio i miei primi 1500 iscritti che abbiamo da pochissimo superato e sono al settimo cielo perché anche se nel mondo di YouTube questi sono piccoli numeri, per me sono numeri giganteschi, quindi grazie a tutti voi e quindi per festeggiare ho deciso di indire, tra virgolette, il primo Ask Martina, quindi darvi la possibilità di farmi tutte le domande che volete appunto riguardo me, riguardo la mia passione per i libri, la mia vita e tutto e quindi cercherò di rispondere a queste domande anche perché me le avete fatte in moltissimi. Allora, prima di tutto c'è da dire che avendo io 1500 iscritti e non 300.000 non mi arrivano ovviamente 600 miliardi di domande, quindi anche se me ne sono arrivate tante voglio cercare di rispondere a tutte perché ognuno di voi si merita una risposta, perché siete sempre tutti così gentili, educati e interessanti che veramente voglio cercare di rispondere a tutti. Ho fatto la domanda sia su Facebook che su su YouTube nel video precedente, quindi prenderò i commenti da entrambe le parti. Volevo solo aggiungere che cercherò, se mi riesce, di mettervi qui i commenti delle persone che mi hanno scritto in modo che possiate leggerli anche voi. Non sono sicura di riuscire a farlo, quindi abbiate pietà di me, comunque ci proverò. Comincio dalla pagina Facebook Un buon libro e una tazza di tè, dove ho condiviso il video della scorsa settimana. Allora, Amina mi chiede: ciao Martina, ti seguo sempre, vorrei chiederti in quale eroina ti sei più immedesimata e perché. Buona giornata, ti volevo chiedere se avevi Goodreads, così ti aggiungevo. Allora, prima di tutto non ho Goodreads, ho soltanto Anobi, non lo aggiorno da un po', però giuro che lo faccio, quindi se mi volete aggiungere sono Martina Belli su Anobi. E allora, grazie per la tua domanda. In quale eroina ti sei immedesimata e perché? Sicuramente l'eroina nella quale mi sono immedesimata di più durante le mie letture da quando ero bambina fino adesso è sicuramente Hermione Granger, non perché mi piace essere l'eroina positiva di un libro, ecco, però in ogni caso veramente io mi rispecchiavo in lei perché sono sempre stata secchiona come lei, sono sempre stata anche un po' saccente, sono sempre, insomma, diciamo che nel carattere di questa ragazzina io mi ci rivedevo nel mio periodo scolastico e soprattutto l'amore per la cultura, comunque per il sapere, tanto che io quando ero piccola giocavo ad essere ad Hogwarts, giocavo ad essere una studentessa ed una maga e avevo proprio il mio quaderno dove facevo finta di prendere appunti, dove studiavo le mie lezioni perché avrei voluto essere come Hermione, così studiosa, così intelligente, ma in fondo infine anche una così bella persona, e quindi sicuramente lei è la mia eroina. Elena mi chiede: ciao Martina, un video interessante e curioso, vorrei chiederti se è sempre stato il tuo sogno lavorare in una libreria. Allora, molte persone mi hanno fatto domande sulla libreria, diciamo che non è per rispondere a questa, tanto ce ne saranno altre che riguardano anche altri argomenti, comunque per rispondere a questa, no, non è sempre stato il mio sogno. Fin da bambina sicuramente il mio sogno non era quello di lavorare in una libreria, anche perché ho cambiato 600.000 sogni da quando ero piccola fino adesso. Quindi no, però nel momento in cui mi sono ritrovata a lavorarci, quindi ad avere una libreria, quello è diventato sicuramente il mio sogno, nel senso che mi sono resa conto di quanto mi piacesse e di quanto mi desse soddisfazione lavorare in mezzo ai libri. Quindi magari non è stata una cosa premeditata, nonostante amassi la lettura fin da piccola, però nel momento in cui ho deciso di intraprendere questa strada mi sono resa conto che mi rendeva veramente felice. Passiamo adesso ad una foto che ho messo qualche giorno fa, dove appunto chiedevo che mi venissero fatte delle domande, sempre sulla pagina Facebook. Allora, Laura mi chiede: ciao, perché non ci racconti qualcosa di più di te? A che età ti sei sposata? Come mai così giovane? Come è stata la tua infanzia e adolescenza? Hai aperto tu da sola la libreria? È stato difficile? Scusa per il fiume di domande. No, figurati, a me fa altro che piacere. Allora, cominciamo dalla prima. A che età ti sei sposata? Allora, io mi sono sposata a 23 anni, adesso ne ho 26, quindi sono 3 anni che mi sono sposata, ho festeggiato da pochissimo l'anniversario di matrimonio, il 27 luglio. Come mai così giovani? Noi ci siamo sposati presto, perché comunque lui è 5 anni più di me. Comunque, in ogni caso, per me sicuramente è presto, perché a 23 anni non si sposano in tanti, perché eravamo e siamo molto innamorati, quindi tutti e due crediamo nel matrimonio, abbiamo la certezza di essere l'uno la metà dell'altra e quindi ne abbiamo parlato dopo un po' di tempo che stavamo insieme, abbiamo deciso di sposarci e
e ci siamo sposati solo per questo, quindi non ci sono stati altri tipi di motivi, altri motivi. Molte persone mi chiedevano se fossi incinta o comunque si sono chieste se fossi incinta. In realtà no, ci siamo sposati semplicemente per amore, volevamo andare a vivere insieme e costruire la nostra vita insieme. Come è stata la tua infanzia e adolescenza? Molto bella, molto molto bella, perché io sono fortunatamente, faccio fortunatamente parte di una famiglia molto bella. I miei genitori sono delle persone fantastiche che si amano molto, quindi un bellissimo esempio anche da seguire per la mia vita. Ho due sorelle alle quali voglio un mondo di bene, quindi nonostante abbia cambiato qualche casa quando ero più piccolina, insomma abbiamo fatto i nostri traslochi, ho cambiato amicizie, però ecco, in ogni caso io ho solo ricordi belli e positivi. Ho avuto la fortuna di avere una mamma casalinga che ha potuto seguire me e le mie sorelle. Chiaramente tra me e le mie sorelle ci corrono pochi anni, perché sono la più grande, poi ne ho due, una che ha 2 anni meno di me, una che ha 4 anni meno di me, quindi siamo cresciute insieme, ho sempre avuto compagnia e niente, io solo ricordi felici. Cioè io spero di poter dare a mio figlio o a mia figlia un giorno le stesse infanzie che ho avuto io. Per l'adolescenza ho attraversato le stesse fasi che hanno affrontato tutti, quindi ho avuto le mie delusioni d'amore, ho avuto i miei periodi neri in cui odiavo tutto e tutti, mi sono vestita per anni da emo punk, era una cosa ridicola, quindi insomma ho passato tutte le fasi strane che passano un po' tutti gli adolescenti, però ecco, in ogni caso poi sono cresciuta e sono maturata, però fino ad ora ho trascorso una bella vita, ecco. Poi mi avevi chiesto, hai aperto tu da sola la libreria, è stato difficile? Allora, non è difficile aprire una libreria, ci sono delle pratiche burocratiche da seguire ovviamente, però insomma non è impossibile quando c'è qualcuno, poi un commercialista che ti dà una mano, insomma non è una cosa difficile. Io però non ho aperto autonomamente la libreria, perché questo negozio l'aveva prima la mia mamma, in un altro fondo, insomma, un altro spazio un po' più piccolo, poi la sua socia ha lasciato, lei non riusciva a gestirlo da sola per mancanza di tempo e quindi voleva chiudere. Io invece ero interessata a diventare proprietaria del negozio e quindi diciamo ha passato tutte le cose a me e io mi sono trasferita in un locale molto più grande, molto più bello, con un sacco di vetrine, così. Quindi io ho avuto diciamo un'apertura un po' particolare. E poi avevo appunto una mamma che chiaramente mi ha saputa consigliare, avendo lei già aperto una libreria, però no, difficile non è stato difficile, se uno vuole insomma tutto si fa, chiaramente come tutte le cose richiede un po' di pazienza e un po' di soldi, quello sì. Ok, andando avanti, Luisa mi chiede, ciao, com'è stata la tua esperienza affettiva con un ragazzo? Si può collegarla ad un libro in particolare? Allora, questa domanda mi ha fatto molto riflettere ed ho deciso di descrivere, di associare le due storie d'amore a due libri. La prima, chiaramente, è la mia prima storia d'amore. Il ragazzo con cui sono stata un paio d'anni, ma ero adolescente, quindi tra i 16 e i 18 anni, più o meno, non è stata una bella storia, perché lui non si è mai comportato bene con me, io ero innamorata persa e soprattutto ero molto stupida, nel senso che se ripenso ora alle scelte che ho fatto e alle cose che ho tollerato, dico, oddio, vorrei tornare indietro e darmi uno schiaffo, comunque, quindi no, non è stata una bella esperienza, ed è anche per questo che Riccardo mi ha preso il cuore in questa maniera, perché ho capito che cosa voleva dire essere trattate bene da una persona che ci vuole bene veramente. E quindi diciamo che questo qui lo potrei associare al libro Noi di David Nichols, dove secondo me il protagonista si è sposato e vive con una donna che non lo merita assolutamente, una donna che impone il suo modo di vedere, che lo tratta sempre come uno stupido, come un uomo che non riesce nemmeno ad arrivare a capire che sta sbagliando, e sempre quindi con uno sguardo di superiorità, un atteggiamento di superiorità e soprattutto assolutamente incapace di trovare un punto di incontro, mai. E questo rappresentava bene la mia storia, perché veramente non riusciva mai a venirmi incontro in niente, nonostante fossimo molto diversi, io cercavo di avvicinarmi e lui aspettava soltanto che mi avvicinassi io e basta. Poi proprio
mi ha trattato proprio male, ragazzi, proprio uno stronzo. Comunque, l'altra storia invece d'amore è quella che chiaramente sto vivendo adesso con mio marito, che adoro, e ho deciso di associarla al libro Una cioccolata per due, cioccolata per due, mi sembra sin titolo, sì, comunque vi lascio sempre le copertine, che non sono sicura nemmeno si trovi più, perché è un libro piuttosto vecchio e l'ho preso al libraccio. E comunque qui in realtà la protagonista è vedova perché suo marito è morto a causa di un tumore, però quando l'autrice racconta la sofferenza di questa donna, ripensando ai piccoli gesti della quotidianità che faceva insieme a suo marito, io mi ci sono ritrovata molto. Cioè l'amore per le piccole cose che poi ci mancano nel momento in cui lui non c'è più. Ovviamente mio marito è qui, è vivo, però traspare proprio chiaramente l'intesa, la complicità e il fortissimo amore che c'era tra queste persone, tra quest'uomo e questa donna. E io penso che se un giorno io e Riccardo non stessimo più insieme, o se comunque ci allontanassimo per un periodo, probabilmente soffrirei nello stesso modo, perché noi abbiamo questo, abbiamo una fortissima complicità, un fortissimo amore, una fortissima unione, e mi sono ritrovata, ecco, in quel rapporto, mi salivano le lacrime agli occhi perché mi immedesimavo tanto in quello che provava la protagonista. Quindi probabilmente, ecco, questo è il libro che la storia d'amore che rappresenta il mio momento attuale. Giulia mi chiede: ciao Marti, praticamente le domande che volevo farti le hanno già scritte, ma per precauzione le riscrivo. Cosa hai studiato all'università? Come sei riuscita ad aprire una libreria tutta tua? Da quanto siete state insieme tu e tuo marito? Avete novità sull'adozione? Allora, cominciamo. Cosa hai studiato all'università? Io ho studiato, sono stata a Firenze un anno, ho fatto scienze politiche, poi dopo l'anno mi sono resa conto che non era assolutamente il ramo che volevo seguire, di studi che volevo seguire, quindi ho smesso ed ho fatto un anno di lingue più vicino a casa mia ad Arezzo. Dopo quest'anno che ho finito bene, insomma, un anno che mi è piaciuto, ecco, le materie che ho seguito mi sono piaciute tutte, ho trovato lavoro in una ditta, ho lavorato un anno in questa ditta e chiaramente avevo uno stipendio. Lo stipendio mi ha fatto cambiare completamente il mio modo di vedere le cose, nel senso che da una parte mi volevo sistemare con Riccardo e mi sono resa conto di quanto mi facesse comodo un po' di indipendenza economica, e in più una volta terminato il periodo di lavoro in questa ditta io praticamente ero indietro di 2 anni con l'università, perché già facevo l'università con ragazzi più piccoli di me di un anno e poi avevo saltato un anno ancora, quindi ne avevo ancora 2 da affrontare, e ho deciso di terminare l'università lì e di non continuare, ed ho aperto la libreria, sono andata appunto a lavorare nella libreria. Come sei riuscita ad aprire una libreria tutta tua? Allora ragazzi, io non so se è il caso di fare un video a parte sulla libreria, fatemi sapere se avete piacere di conoscere un po' nel dettaglio come ho aperto la libreria, com'è lavorarci e tutto, perché non è semplice raccontarlo in poche parole. Comunque, come ho detto, l'ho aperta, come ho già detto, insomma, sulla scia della mia mamma. Diciamo inoltre che io ho una cartolibreria, perché ho una parte dedicata ai libri, una parte dedicata alla cartoleria, perché purtroppo cioè, pochissimo guadagno sui libri, quindi non è sempre semplice gestire in un paese piccolo come il mio un negozio che venda soltanto libri, ecco. Però insomma, a parte questo, le cose da dire, come vi ho detto, sarebbero veramente infinite sulla libreria. E a parte il fatto come l'ho aperta, ecco, vorrei sapere se avete piacere veramente che faccia un video solo su questo, perché so che molti di voi si fanno tante domande su come aprire, su cosa merita fare, su come comportarsi, come gestirla, insomma, se avete piacere lo farò. Andiamo avanti. Da quanto state insieme tu e tuo marito? Allora, io e mio marito siamo insieme da 6 anni, ma siamo sposati da 3. Basta. Altre novità? Avete novità sull'adozione? Grazie per la domanda, siete sempre molto gentili riguardo all'adozione. Allora, per chiarire ogni dubbio, io, come vedete qui si vede anche bene la mia cicatrice, quindi sono cardiopatica, sono stata operata al cuore da bambina, da piccolissima, sto bene, non vi preoccupate, però ho il cuore leggermente più piccolo di una persona normale, quindi non si può faticare più di tanto. Mi hanno quindi sconsigliato di avere figli, anche se non vietato, però caldamente sconsigliato. Io e mio marito ne abbiamo parlato e abbiamo deciso di adottare. Allora, diciamo che non ci sono novità al momento, perché noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, presentato la domanda, fatto i colloqui con assistente sociale e psicologa, avuto l'udienza ad aprile,
con un giudice, il quale ha letto la relazione fatta dall'assistente sociale e dalla psicologa e che ci ha fatto delle ulteriori domande per capire un po' chi fossimo e perché volessimo adottare. A questo punto noi siamo in attesa dell'idoneità, che sarebbe un foglio che sancisce che siamo due persone idonee all'adozione. Questo documento mi deve arrivare entro ottobre, però io speravo mi arrivasse un po' prima, purtroppo ancora non è arrivato, quindi spero a settembre, perché ormai ad agosto penso siano tutti in ferie, e a settembre ci dovrebbe arrivare questo documento. Una volta avuto questo saremo in lista e aspettiamo solo la chiamata del giudice che ci dica che c'è un bambino o una bambina per noi. Anche in questo caso non mi dilungo più di tanto, ci sono tante cose da dire sull'adozione, su come è gestita in Italia, ci sono tantissime persone che hanno delle informazioni sbagliate, che mi sono state date anche a me e che in realtà non rappresentano la realtà, perché le leggi cambiano e obiettivamente fino adesso non ci siamo trovati male, non abbiamo speso niente, quindi insomma... ci sarebbe tanto da dire. In ogni caso, ecco, noi stiamo aspettando questo, poi da ottobre, quando ci arriverà questo foglio, a quel punto dico sempre sarò incinta, nel senso che inizierà veramente l'attesa del nostro bambino. Proseguiamo. Maria Teresa chiede, allora Maria Teresa è una negoziante del mio paese, quindi chiede: chiedete alla Marti qual è il segreto per avere giornate di 48-72 ore, vista la miriade di cose che riesce a fare contemporaneamente nella sua vita e in modo egregio. Allora, grazie mille Mari, ma non ho delle giornate di 48 ore, semplicemente faccio delle cose che mi piace fare, quindi faccio parte della Proloquo del Paese, dell'associazione commercianti, di un gruppo giovane che organizza spettacoli di canto e musical, lavoro ovviamente, mi dedico alla casa e basta, quindi però sono cose che mi piace fare, quindi facendole volentieri non mi pesa. Chiaramente adesso non ho figli, nel momento in cui avremo una famiglia dovrò rivedere un po' tutte le mie divisioni di orari e vedere un po' come organizzarmi dopo, però per ora quello che posso fare lo faccio, scrivo sul giornale, insomma ho questo canale, sono tutti progetti che mi piace seguire, ecco. Daniela chiede: ciao bella, foto simpaticissima, dai, voglio farti anche qualche domandina, probabilmente qualcuno te l'avrà già fatta, ma per sicurezza te la faccio io. Personalmente ho iniziato a leggere da grandicelle, soprattutto in un periodo poco bello della mia vita. Ho iniziato perché nei libri ho trovato un riparo e un conforto, mi hanno aiutato molto, soprattutto qualcuno in particolare. So che leggi da quando eri piccina ed è sempre stata una tua passione, ma mi chiedevo se come me hai avuto qualche momento nella vita davvero brutto dove i libri ti hanno particolarmente aiutata, e se sì, quale libro ti ha risollevato e ti ha permesso di rimetterti in piedi e riprendere a vivere come volevi? Di quel periodo è rimasta una citazione che porti nel cuore? Bacioni bella, attendo il tuo video. Allora, grazie mille, la domanda mi è piaciuta moltissimo. Allora, io come ho detto, per fortuna non ho dovuto attraversare periodi particolarmente bui nella mia vita, insomma ho avuto una vita piuttosto fortunata, grazie al cielo. C'è stato però un periodo non tanto tempo fa in cui la situazione in negozio era un po' di stallo, non entrò nel particolare, comunque insomma così. E io mi sono ritrovata, non so perché, era un periodo in cui continuavo a pensare: guardo, ho 26 anni e non so ancora che cosa fare della mia vita, non so se terrò il negozio per sempre oppure no, non so neppure cosa farò domani. Vedevo le mie sorelle studiare, prepararsi per delle professioni sicure, e quindi ho passato un periodo in cui pensavo: perché io, che sono una ragazza tanto decisa, tanto determinata, ho sempre saputo quello che volevo dalla vita, sono così in una fase così bloccata, ecco. Allora che cosa ho fatto? Ho letto il libro Big Magic. Ora mi dispiace, non ho con me una citazione, però ve la lascio dopo questa domanda, quindi comunque ve la vado a cercare e ve la scrivo. Ho letto Big Magic di Elizabeth Gilbert ed è stata una manna dal cielo, perché non soltanto mi ha ridato il buon umore e la voglia di credere in me stessa, ma mi ha fatto capire che non c'è un momento nella vita in cui cominciare un progetto, che i progetti non vanno obbligatoriamente iniziati a 18 anni quando si lasciano le superiori, ma che possono prendere vita per tutta la durata della nostra vita, e che soprattutto è bene organizzare la nostra vita in base a quello che noi amiamo fare. Quindi eliminare tutto quello che ci rende tristi, tutto quello che ci appesantisce, tutto quello che ci fa trascorrere del tempo in maniera errata, quindi con malumore oppure in modo, non so, svogliato. Quindi ho deciso da lì di
di dedicarmi a quello che mi piaceva veramente e una delle cose, anche se non ne ho mai parlato qui su YouTube, quindi non so nemmeno se farlo, comunque sarebbe la prima volta, comunque una delle cose è la scrittura, quindi mi sono dedicata a quello e basta, non dirò altro perché spero di fare aggiornamenti in un prossimo futuro su questo argomento. Comunque ho lasciato perdere progetti che mi interessavano meno, come per esempio è stato il blog. Ecco, io ho deciso di lasciare perdere il blog perché non riesco a starti dietro, non riesco a pubblicare tanti post quanto vorrei e ho deciso di seguire più YouTube perché YouTube mi dà più soddisfazione da una parte e mi piace molto lavorarci. Non so, ho proprio dato una svolta, ecco, mi sono calmata, ho pensato a ciò che mi rende felice, ciò che mi rende triste, ho eliminato le cose che mi rendevano triste o pensierosa. Io consiglio a tutti questo libro perché è meraviglioso ed è la prova che i libri veramente sanno curare le persone. Poi abbiamo Riccardo, che è mio maritino, che mi ha scritto: ciao, la mia domanda è questa, quando imparerai a fare la panzanella, visto che sono 6 anni che te la chiedo e ancora non mi hai mai accontentato? Grazie. Allora io ti dico che, Riccardo, imparerò a fare la panzanella quando tu smetterai di fumare, ok? Basta. Adesso passo invece al canale YouTube, quindi al video che ho fatto la scorsa settimana e sotto al quale mi avete lasciato le vostre domande. Allora, Franziska Stones mi chiede: il tuo discorso su Accabadora mi ha ricordato molto le critiche e polemiche su Acciaio della Vallone, vincitrice del primo campiello l'anno dopo, che invece io, pur riconoscendone i difetti, ho amato molto e trovato un po' un'epopea, un po' un piccolo ritorno del romanzo operaio che pareva dimenticato. Tu lo hai letto? Se sì, che ne pensi? Mi interesserebbe molto. Altrimenti, domanda di riserva o comunque un'altra, se ti va di rispondere: quali sono i generi cinematografici ricorrenti e registi che ami di più? Un abbraccio grande. Allora, per quanto riguarda Acciaio, effettivamente ho sentito delle opinioni negative da qualcuno della mia zona che l'aveva letto e non l'ho letto io, ecco, ho letto Accabadora, come avrai visto, ed effettivamente, avendo sentito le opinioni negative che qualcuno ha avuto per Accabadora, e invece io sinceramente l'ho trovato un bel libro, probabilmente mi dedicherò ad Acciaio con lo stesso approccio, nel senso con la speranza che sia un libro bello, un bellissimo libro, e che magari, ecco, il premio Campiello gli sia stato dato a ragione, con un motivo. Non lo so, non so che cosa pensare perché, devo essere sincera, mi ha sempre attirato molto, ma non l'ho mai letto proprio perché avevo paura di rimanerne delusa. Effettivamente, adesso che mi hai fatto notare che con Accabadora è successa la stessa cosa, è accaduta la stessa cosa, allora anche io mi dedicherò ad Acciaio, ti farò sapere cosa ne penso. Per quanto riguarda quali sono i generi cinematografici, le correnti registiche che amo di più, allora, io diciamo che non sono un'esperta di cinema assolutamente, io guardo quello che trovo, nel senso che via vado secondo il mio gusto e guardo un po' quello che danno, perché ho Sky, quindi ho una bella scelta di film. Mi piacciono i film italiani, quelli dove ci sono degli attori che recitano bene, quindi mi è piaciuto moltissimo, uno su tutti, Tutta colpa di Freud, mi è piaciuto tantissimo, dove c'è un po' di comicità ma ci sono anche dei bei insegnamenti, dei bei messaggi. Poi mi piacciono film da azione, non guardo quasi mai film di fantascienza e mi piacciono anche i gialli. Basta, più o meno, poi io guardo un po' di tutto in realtà. Quindi niente, le correnti non saprei che cosa dirti per quanto riguarda le correnti cinematografiche, perché come ho detto me ne intendo poco. E i registi che amo di più, idem, molto raramente mi capita di vedere un bel film e poi andare a vedere chi è il regista. Posso dire sicuramente che Tarantino lo adoro e mi sono piaciuti tutti i film che ho visto di lui e ringrazio Riccardo per avermeli fatti conoscere. E poi mi piace Tim Burton, anche se credo che i miei gusti siano abbastanza comuni e tutti li abbiano, però tendenzialmente anche Tim Burton è un regista che amo. Julie Ceci mi chiede: ciao cara, mi piacerebbe sapere come hai fatto a entrare a lavorare in una libreria, piacerebbe molto anche a me, un bacione. Allora, io non sono entrata a lavorare in una libreria perché la libreria è mia, come ho già spiegato come ne sono entrata in possesso. Piacerebbe molto anche a te, non sei la prima persona che me lo dice, allora io non entro nell'argomento, ma probabilmente veramente farò un video sul negozio. In ogni caso, non consiglio ora come ora di aprire una libreria in proprio, perché ci vogliono diversi soldini e a parte quello che uno magari li può anche avere, però
è un po' un azzardo entrare nel mondo del commercio oggi in Italia perché le spese sono un'infinità, però se trovi l'occasione di portare il curriculum in qualche libreria e trovare lavoro in una libreria come dipendente, probabilmente quello è il mio consiglio, perché hai la possibilità di entrare in contatto con i clienti, di consigliarli, di fare quello che faccio io praticamente, però allo stesso tempo hai uno stipendio fisso tutti i mesi. Probabilmente lo so che non è la stessa cosa di avere una libreria, però è un pochino più sicuro, ecco, da un certo punto di vista. Comunque ne parlerò, insomma, in modo più approfondito. Miriam mi chiede, spesso nomini tua madre nei tuoi video parlando di letture che magari ti ha consigliato. Mi sono fatta l'idea di un bel rapporto con lei, con la quale mi sembra di aver capito condividi lo stesso lavoro e la passione per i libri. Mi affascina questo, mi piacerebbe avere un simile legame con le mie figlie, sarebbe bello se ne parlassi, ti va? Inoltre potresti spiegare, e non so se questa sia la sede o se bisogna contattarti privatamente, l'iter da seguire volendo ordinare da te qualche libro. Sarebbe bello avere una libreria di fiducia dalla quale ricevere consigli e opinione. Grazie. Un abbraccio. Allora, sì, ho un bellissimo rapporto con la mia mamma, grazie al cielo, e ho un bellissimo rapporto anche con mio babbo, li amo incondizionatamente tutti e due. Ho un bel rapporto con la mia mamma perché lavoriamo insieme praticamente nella libreria, quindi sì, condividiamo un sacco di ore al giorno, parliamo di tutto, la pensiamo uguale su un sacco di cose, come tutte ci litigo, è logico, però ci vogliamo anche un gran bene. Qual è il segreto? Quando mi hai fatto questa domanda un po' ho pensato a quale fosse il segreto che ha permesso a me e alla mia mamma di avere un così bel rapporto. Probabilmente il fatto che la mia mamma è una donna molto moderna, dove c'è da essere moderna, e molto all'antica, dove c'è da essere all'antica. Quindi è una mamma che mi ha saputo frenare quando volevo andare troppo veloce e che mi ha in questo modo aiutata, anche se all'inizio non lo capivo, ad apprezzare di più le tappe della mia vita. Dall'altra è una donna che non è rimasta ancorata ai tabù del passato, quindi una donna che ha sempre capito e si è sempre adeguata al trascorrere del tempo e al fatto che i modi di educare i figli cambiano, e quindi lei si è adeguata a questo, e allo stesso tempo è diventata, diciamo, è stata capace di affrontare con me ogni fase della mia vita. E la mia mamma parliamo di tutto perché lei non ha tabù, quindi io non ho mai avuto problemi anche a parlare di cose intime e private con lei, quindi non ho mai avuto dubbi, non ho mai avuto paura di niente, perché sapevo che lei era lì, più grande di me, più esperta di me, per sapermi consigliare. Forse sono questi i due segreti che mi hanno permesso di avere un così bel rapporto con la mia mamma. Condividiamo la passione per la lettura, un po' me l'ha trasmessa lei e un po' penso sia una cosa innata, perché io ho due sorelle, una ama leggere, una no, quindi probabilmente l'insegnamento è stato il solito, però con qualcuno attecchito, con qualcuno no. Quindi sì, condividiamo in più anche questo, però effettivamente diciamo che crescendo è sempre stata una mamma molto presente, e questo mi ha permesso adesso che ho 26 anni di avere un rapporto così bello, così forte con lei, tanto che a volte delle clienti ce lo dicono. Proprio l'altro giorno una cliente mi disse: ah, ma voi due dovete avere un bel rapporto, non ci avevamo mai visto insieme, ci ha visto parlare 5 minuti e ha detto: si vede quando due persone si intendono. Ecco, noi sì, ci intendiamo bene, quindi quello sono molto contenta, e ti auguro di avere un rapporto così anche tu con le tue figlie, perché insomma la mamma è la mamma, uno, e poi crescere senza questo rapporto siamo tutti un po' più poveri. Ecco, io mi sento più ricca grazie a questo bellissimo rapporto con la mia mamma. E poi mi hai chiesto se potevo spiegare come si fa ad ordinare libri da me. Allora, lo puoi fare tramite la mia pagina Facebook, che tanto trovi qui sotto. Mi scrivi un messaggio, mi chiedi il titolo che vuoi ricevere ed io lo cerco dal mio rivenditore. Se è disponibile ti dico i tempi di arrivo. Spedisco gratuitamente, però chiedi soltanto il pagamento anticipato del libro, che può avvenire tramite bonifico, tramite poste pay, quello ci mettiamo d'accordo, e non appena mi arriva io te lo invio gratis insieme a un segnalibro personalizzato. Basta, è molto semplice.
Gaia mi chiede: ciao Martina, volevo chiederti, tuo marito legge, che ti ha indotto alla lettura? Qual è il libro autore che ti porti nel cuore? Allora, sì, mio marito legge, per fortuna, legge delle cose totalmente diverse dalle mie, quindi gli piace il periodo storico delle due guerre mondiali, quindi piace leggere su questo argomento, gli piace leggere biografie dei generali del nazismo, per esempio dei grandi dittatori del mondo, libri sull'aviazione, insomma, legge della roba noiosissima che però lui ama. E poi legge libri comici, quindi magari il suo preferito per esempio è Paolo Villaggio, per capirsi, quindi due generi completamente opposti. Però sì, condividiamo questa passione, lui legge tanto, anche se ha un po' meno tempo di me, e la sera sempre ci mettiamo qui nel letto, prima di dormire leggiamo sempre un po'. Chi ti ha aiutato la lettura? La mia mamma mi ha introdotta nel magnifico mondo dei libri, quindi fin da piccola insomma mi ha comprato tanti libri, mi ha fatto scoprire anche alcuni che erano suoi di quando era piccola, tipo A mille ce n'è, quindi le storie con i dischi che le raccontavano, insomma un mondo fantastico, e quindi è stata lei, anche se un po' come ho detto credo sia una cosa anche mia, personale, innata. Qual è il libro autore che ti porti nel cuore? Allora, se ne dovessi scegliere uno, sceglierei Radici, ma non mi ricordo l'autore, vabbè, ve lo scrivo comunque, tanto vi lascio sempre tutto, perché non solo è un libro fantastico ed è tra i miei tre preferiti in assoluto, ma ha anche un insegnamento fortissimo, bellissimo, per quanto riguarda il razzismo. Sicuramente, perché insomma parla di una dinastia, degli avi dell'autore che dall'Africa sono stati portati come schiavi in America, quindi è un libro che fa riflettere tanto, una storia meravigliosa, bellissimo, bellissimo, leggetelo. Sarisa mi ha chiesto: ciao Martina, è da molto tempo che hai questa passione per la lettura, com'è iniziata? Il libro più bello che hai letto sino ad oggi, che consiglieresti a chiunque? Grazie se risponderei, complimenti per i 1500 iscritti. Allora, come la passione per la lettura, sì, ce l'ho da sempre, me l'ha passata la mia mamma, come ho detto prima. Il libro più bello che hai letto sino ad oggi, allora, come ho detto prima, ce ne sono tre, quindi sicuramente c'è Radici. E poi mi sentirei di consigliare a tutti Uccelli di Rovo, che però magari è un po' più femminile perché c'è una bella storia d'amore dietro, e Mondo senza fine, perché c'è tutto, c'è l'amore, c'è l'avventura, c'è il mistero, c'è la storia, c'è di tutto. Quindi questi sono i tre libri in assoluto più belli che abbia mai letto, anche se ce ne sono tanti. Allora, Valina chiede: ciao cara, una domanda sempre riguardo la tua libreria. So che sono banale, ma sono troppo curiosa. Ti sono mai capitati episodi stile weird things customers say in bookshops? Ovvero clienti che se ne uscissero con sparati assurdi più o meno what the fuck, o anche solo aneddoti simpatici che ti siano rimasti impressi? Allora, ce ne sono tanti, quando si lavora al pubblico ce ne sono sempre tanti. Non tutti riguardano chiaramente i libri, però me ne sono rimasti due in mente particolari. Il primo è un signore che entra in negozio tutto serio e composto e mi fa: volevo sapere quanto costa quel libro in vetrina di My Frey. Io: di chi? Di My Frey. Vado a vedere in vetrina, dico, cioè ho anche pensato, oddio, questo magari è un autore strafamoso che io non conoscevo. Vado a vedere, ma quale? Questo, Valerio Massimo Manfredi. Ok, io: ah, Manfredi, ok, eccolo qui, insomma, glielo feci vedere. Uno. E l'altro, allora, mi capita molto spesso che dei genitori vengano in negozio con le liste di libri che i professori o gli insegnanti in ogni caso hanno dato ai loro figli, quindi ci sono diversi titoli tra i quali scegliere quello da leggere per le vacanze. Di solito si pongono in questa maniera: prima di tutto non viene mai il ragazzo o la ragazza a sceglierlo. Quando io insomma mi informavo sulle varie trame e cercavo quello che mi piaceva di più, andavo in libreria, me lo compravo, insomma ero contenta. No, vengono le mamme, perché i ragazzi non hanno nemmeno voglia di venire a prendere il libro. Vengono lì, viene lì, insomma di solito mi danno questa lista e mi dicono: guarda, dammi il più corto, perché così lo legge prima. E io già sono arrivata a un punto che dico alle cliente: non me lo dite perché mi fate stare male, cioè datemi il più corto, poi magari è il più brutto, ma scegliete un bel libro indipendentemente dalle pagine, comunque. E venne una volta una donna con questa lista, mi disse: ah, mia figlia ha scelto Romeo e Giulietta, però quello basso, quello breve. E io: cosa vuol dire quello breve? No, lei mi ha detto Romeo e Giulietta, ma quello breve.
E io, guarda che esiste Orme e Giulietta, la versione per bambini. Avevo preciso proprio un libro per bambini chiamato Orme e Giulietta, dove c'era il testo e la storia semplificati, ovviamente, no? E dissi, ma se questa persona faceva le scuole medie, quindi chiaramente non doveva prendere quello, dico, se vuole Romeo e Giulietta, cioè la versione integrale, non esiste la versione riassunta. Ah, boh, lei mi ha detto che era un libro piccolo. Dico, senti, io c'ho questo, piglia questo. E comunque quella mi rimase impressa, telefonai subito alla mia mamma e dissi, oddio, non ti rendi conto cosa mi è successo? Perché questa voleva Romeo e Giulietta, però la versione bassa. Martina mi chiede, sono solo a metà video, questa domanda non c'entra assolutamente un fico secco con l'argomento del video, ma devo chiedertelo, che marca è quello smalto bianco? E un'altra cosa, bellissimo top. Scusa per l'inutilità di questo commento. Allora io le ho risposto che avrei risposta alle domande qui sul canale. Quindi lo smalto, cara Martina, è questo di Deborah Gel Effect, il numero 24. Penso che si trovi ancora perché questi Gel Effect li fa sempre la Deborah. Mi ci trovo benissimo, dura tantissimo ed è anche questo rosa che ho adesso addosso, anche se ce l'ho da diversi giorni, non lo devo rimettere. Comunque dura diverso tempo e mi ci trovo molto bene. Questo è il bianco, il 24. Basta. Valentina mi chiede: ciao Martina, ti seguo sempre con piacere, mi piace molto ascoltare la tua voce. C'è un autore con cui hai un rapporto amore-odio? Magari ti appassiona un sacco per un libro, ma poi ce n'è un altro che nemmeno riesci ad aprire. Un bacio. Allora, per questa domanda avrei tanti autori da nominare. Per esempio, c'è David Nichols che ha scritto un bellissimo Noi ed un orribile Un giorno. C'è per esempio Ken Follett. Io Ken Follett lo adoro, però ha scritto dei libri molto belli, dei libri che invece non mi sono piaciuti per niente. Adesso mi sembra che si chiami Tiziano Scarpa, vorrei dire una cavolata. Comunque, l'autore di Stabat Mater, che ha scritto appunto Stabat Mater, un libro bellissimo, ne ho acquistato un altro, non ricordo neppure il titolo perché non l'ho terminato, che mi faceva schifo, quindi ci sono. Probabilmente però uno che nomino di rado e che vorrei utilizzare per rispondere a questa domanda è Amos Oz, perché io ho letto Giuda di Amos Oz e mi è piaciuto tantissimo, è molto bello, pieno veramente di nozioni, anche insomma di storia e di riflessioni importanti, quindi mi è piaciuto tantissimo. Poi ho letto dello stesso autore La vita fa rima con la morte. L'ho trovato banale e noioso, tanto che l'ho rimesso in negozio tra i libri usati perché non mi interessava tenerlo. Purtroppo succede, bisogna tentare e non sempre l'autore che ci ha appassionato la prima volta ci appassionerà sempre o che ci ha deluso la prima volta ci deluderà sempre, bisogna avere fortuna. Stefano mi chiede: ciao Martina, ricordi il titolo del primo libro che hai letto? Saluti da Londra, sei la migliore booktuber in assoluto. Allora, Stefano è in realtà un mio amico, abbiamo fatto le superiori insieme ed è adesso a Londra, vive e lavora a Londra e ha raggiunto, diciamo, il suo sogno perché ha laureato in lingue e sognava di lavorare e di vivere lì. Quindi ciao Stevo, grazie per il commento e sei troppo gentile. Comunque, il primissimo libro che ho letto è stato un librino di Babbo Natale, l'avevo fatto vedere in qualche video precedente, piccolino così, che non l'ho letto in realtà perché lo leggeva il mio babbo, ma io l'avevo sentito così tante volte che lo sapevo a memoria e lo correggevo se leggevo una parola in modo errato. Quindi quello è sicuramente sì. E poi c'è un altro libro del quale vi lascerò la foto perché non ce l'ho qui con me, lo devo ritrovare nelle scatole, in delle scatole. Comunque, un libro meraviglioso che parla di una famiglia di koala che fa il giro del mondo. Ecco, in quel caso mi ricordo proprio di averlo letto io, piano piano, insomma, appena ho iniziato a leggere, ho letto quello e l'ho sempre portato nel cuore. Infatti ce l'ho con me qui in questa casa nuova. Antonella, video molto carino. Io ho una domanda per il tuo video Q&A, quindi question and answer. Qual è la tua raccolta di racconti preferiti e perché? Allora, io non leggo quasi mai, praticamente mai, le raccolte di racconti. Ho letto però recentemente un libro, ma vi giuro che adesso non mi riesce, non riesco a ricordare il nome, tanto ve lo lascio il titolo. Comunque scritto da Camilla Läckberg. Lei è un'autrice di gialli che in questo libro però ha raccolto alcuni racconti che sono anch'essi gialli, un po' thriller, dove spesso non è il poliziotto, comunque colui che indaga, a scoprire chi è l'assassino, ma è l'autore, dico il lettore e basta. Quindi la cosa bella è che il lettore entra a far parte del libro e della storia, conosce l'assassino e vorrebbe entrare per poterlo dire, ma non lo può fare. Lei scrive molto bene, quindi spero di aver consigliato anche qualcosa di insolito dalle solite raccolte di racconti, perché come vi ho detto, lei veramente è una garanzia, scrive molto bene in modo molto
molto chiaro, delle storie particolari, sempre diverse una dall'altra, intriganti, quindi quello probabilmente è uno che vi consiglierei con tutto il cuore, anche perché, come ho detto, purtroppo le raccolte di racconti non sono molto informata perché non ne leggo molte, però questa è bella. La pin-up dei libri mi ha scritto: volevo chiederti se hai letto i miei precedenti commenti nei scorsi video perché non ho ricevuto risposta. Li ho letti e ti ho risposto, scusami, cerco di rispondere a tutti ma non è sempre semplice. E poi, oltre a questo, volevo chiederti quali sono i tuoi generi letterari preferiti. Allora, io leggo moltissimo i romanzi storici perché mi piacciono tanto. Mi piace qualche giallo ogni tanto, però principalmente romanzi storici. Poi, che proprio mi piacciono, poi leggo un po' di tutto, però... Poi, in questo periodo, mi stanno piacendo moltissimo i libri che raccontano storie vere, quindi il romanzo di una vita, o comunque di un'esperienza realmente accaduta. Quindi mi piace quando sia la stessa persona che ha vissuto l'esperienza racconta di sé, o quando qualcuno prende spunto da una storia reale e ci narra una storia, comunque la trasforma in un romanzo. Mi piace perché mi sembra sempre che sia bello, che venga utilizzato l'esempio positivo di alcune persone che hanno fatto delle belle cose nel mondo e che appunto se ne voglia lasciare traccia nei libri, in modo che le persone possano apprenderle e magari imitarle, o comunque trarne dei benefici, dei suggerimenti, trovare degli spunti, ecco. Quindi probabilmente questi sono i miei generi preferiti, sì. Ok, questa era l'ultima domanda, ragazzi, spero di aver risposto a tutte perché non sono sicura. Vi prego di perdonarmi se non ho risposto a qualcuno, ma credo più o meno di aver risposto a tutti. Grazie per le tantissime domande che mi avete lasciato, vi adoro. Vi ricordo che tutti i miei contatti sono qui sotto, quindi anche su Instagram se volete seguirmi fa piacere, su Snapchat, perché pubblico qualcosa ogni giorno. E basta, io sono troppo felice, mi fa piacere che... il nostro, diciamo, rapporto si stia anche sviluppando da un punto di vista, insomma, diventando un po' più personale, perché molti di voi cominciano veramente a conoscermi, a darmi dei consigli anche sotto i video, sulle mie letture, che veramente rispecchiano i miei gusti, quindi vuol dire che avete imparato a conoscermi. Grazie perché vi siete iscritti, grazie per aver partecipato e grazie perché, insomma, tutto questo c'è grazie a voi, perché YouTube mi dà tanta soddisfazione. Ok, io vi rimando la prossima settimana perché farò il video delle letture di luglio e basta, fatemi sapere, come vi ho detto, se volete un video relativo alla mia libreria e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ho finito la voce, ciao a tutti!